Ora, quello che sto per dirvi probabilmente vi lascerà a bocca aperta, però è stato calcolato in termini di miglioramento di potenza quanto sia utile depilarsi. Molti di noi si depilano per diversi motivi, perché magari al termine di un allenamento vengono eseguiti dei massaggi sulle gambe e quindi massaggiare una gamba piena di peli o villosa per colui che viene massaggiato è sicuramente più doloroso e più difficile per il massaggiatore. Questo è uno dei tanti motivi. Oppure si fa, come ho detto in un altro video, per un senso di appartenenza. Così come gli arlisti si mettono il gilet di pelle smanicato con tutti i fronzoli che svolazzano al vento, noi ciclisti ci sentiamo appartenenti, tra virgolette, alla categoria se ci depiliamo. Ovviamente è un'estremizzazione del concetto di appartenenza. Però un ingegnere ha calcolato effettivamente quanto in termini di watt si può guadagnare con una depilazione delle sole gambe, eh? Poi parliamo anche delle braccia. Non si risparmia poco, c'è chi in modo del tutto personale esprimeva addirittura scetticismo su un guadagno prestazionale, ma la verità è che a 30 km/h si guadagnano, aprite bene le orecchie, dai 4 a 6 watt. Questo ovviamente dipende dalla peluria che un ciclista ha prima di radersi, ma diciamo che in media si risparmiano 5 watt se vi depilate. Può sembrare un dato sciocco, però come abbiamo detto la depilazione ha anche il vantaggio di non produrre, diciamo così, infezioni in caso di caduta, di abrasioni degli arti inferiori, agevola i massaggi e se poi ti fa risparmiare anche 5 watt, buttali via. Insomma, mi sembra comunque un buon modo per avere massaggi non dolorosi, non avere infezioni e per guadagnare dei piccoli ma significativi 5 watt. Ok, Fringuelli, fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento, alla prossima, ciao!